Oggi io sto seduto 8 ore al giorno, per cui avendo perso questo rapporto biologico è chiaro che il gioco diventa abbastanza complicato. Cioè noi abbiamo un basso dispendio di energia, lei pensa che oggi consideriamo una persona che fa 2 giorni di attività fisica un sedentario. Se io sto fermo 10 ore e poi faccio 1 ora di attività fisica sono un sedentario. E dunque molta attenzione a una nutrizione che sia una nutrizione soprattutto in questo caso di prevenzione. Altra cosa importante, col passare degli anni una corretta attività fisica, una corretta nutrizione possono combattere per esempio certe patologie degenerative. Sappiamo che noi maschietti col passare degli anni perdiamo massa muscolare, la cosiddetta sarcopenia. Ecco, se noi andiamo in palestra in un certo modo, facciamo certi tipi di esercizi e prima e dopo mangiamo un certo quantitativo per esempio di proteine, possiamo combattere delle situazioni che possono portare poi alla predisposizione per esempio delle fratture di femore, delle fratture ossee, delle fratture vertebrali, all'osteoporosi. Per cui